Con il video di oggi inauguriamo una sorta di nuovo ciclo, un ciclo di cui non ho ancora pensato il titolo. Si tratta di musica, naturalmente, la nostra specialità, una musica pensata in via originale, oserei dire nativa, per questo spazio online, per questo nostro canale YouTube, che vedo che quotidianamente incontra sempre più il gradimento e l'approvazione di un pubblico di appassionati. Con cui devo essere sincero, mi identifico moltissimo. Sono canzoni, saranno canzoni, spero, sempre bellissime, sempre così in qualche modo allineate a quello che è il gusto per il bello, che credo ci accomuni tutti noi che in questo momento, voi da una parte e io dall'altra, stiamo frequentando questo spazio. Sapete quanto a me piace considerarmi un unus inter pares, certamente competente nel suo specifico, però io sono uno di voi e mi piace mantenere assolutamente questa linea anche nella produzione. Ovviamente sempre cercando di migliorarsi perché, come diceva il buon Totò, gli esami non finiscono mai, non si finisce mai di imparare fino all'ultimo minuto in cui esaleremo tutti il nostro ultimo respiro. Bene, oggi non potevo che iniziare con due grandi giovani campioni di Velut Luna, di questo ultimo nostro periodo, devo dire felice, ovvero Chiara Pastò e la sua splendida voce, e Francesco Pollon, straordinario pianista che ogni giorno di più sale la scala della stima e della considerazione a livello internazionale per il suo pianismo. Pianismo, jazz, ma ovviamente non solo, come tutti i grandi. È veramente brutto, sarebbe brutto limitarne il margine di manovra. Basta con le chiacchiere. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, mi raccomando, per noi è importantissimo per la crescita e per il miglioramento costante del nostro spazio che voi siate ogni giorno sempre di più, per cui se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, cliccate la campanellina così da essere avvisati di ogni nostro nuovo video e insomma, buon ascolto. What can you do when I'm
Se fue tornando púrpura su paso, un camino inexplorado, él no la advirtió. Llovió sobre su frente y sediento consumió el agua del tiempo. Él no la advirtió. Anduvo 20 años sin saberlo, sin dolerse, la mirada rota, sin ver el color de la distancia que se hizo familiar como las piedras que hieron su carne, como el polvo del camino aquel que aún después de haber andado convirtióse en un sendero árido y numero dos sobre la arena, casi delirante, como alucinado divisó el gris contorno de un paraje, era la orilla del mundo en la que jamás pudo reposar. Distancia que se hizo familiar como las piedras que hieron su carne, como el polvo del camino aquel que aún después de haber andado convirtióse en un sendero árido y el gris contorno de un paraje era la orilla del mundo en la que jamás pudo reposar. Pudo reposar.